importante l'intenzione di tutti di partire con questa iniziativa, io proporrei di cominciare a stento proprio per specificità e per professionalità, a partire con delle proposte, cominciare già a dire che cosa si potrebbe, che cosa si vorrebbe fare nell'ambito dell'ingegneria, io penso alle barriere architettoniche, nel mio campo, nel campo di Caceto. E quindi può tornare utile questo, questa, la piattaforma del video? Problematica che con il video di lavorare o meno sotto il disegno del movimento, questa è una cosa che possiamo serenamente capire, a me l'importante è che si faccia qualcosa, certo. Io credo che il simbolo del movimento è uno strumento del quale non dovremmo privarci, però se è una cosa che può concessione straordinaria che gli viene fatta. Dico per esempio, lui mi diceva sempre portami al cinema, adesso andiamo al cinema. Guarda che io non pago, diceva lui, e tu paghi la metà. Bene, siamo stati con grande difficoltà perché abbiano costruito delle sale, ci sono molti sale, ci sono fatto del più del poi quando siamo arrivati a Bottevino lui ha trovato che posso dire che ti sa se devo pagare la persona che mi accompagna paga la metà, cioè non conosce neanche lì, c'è il di c'è due posti, poi volevo portarlo al Museo Nazionale a visitare quello che c'era. C'era una barriera da solo, questo ragazzo poi alla fine si è aggiunto, un amico mi aveva contraddito, così, alla fine non ci siamo andati. Ok? E io, chiaramente anche noi siamo vicini alla soluzione del problema e a vivere il problema di una persona che vive queste angosce, cioè mi sono dovuto assumere la responsabilità del dolore di questo ragazzo che si dispiaceva che non mi poteva accorgere, perché io veniva a un attimo di aiuto. Poi proprio più di tanto voglio un museo, voglio fare quelle cose che sono andate in giudicatura, in esercizio, così gli raccontavo loro. E quindi l'ho forzato in qualche maniera. Ma comunque, alla fine ora mi vengono in mente, ora, diceva sulle professionalità, io penso ai luoghi d'arte, ai luoghi
dove si fa spettacolo, che non sono sempre in teatro, ha la possibilità di essere aperto e di lavorare, un cinema ha la possibilità di essere aperto pur non avendo un accesso facilitato per persone con abilità diverse. Come, chi gliela dà questa autorizzazione? Come si fa a permettere a un teatrante, a uno che fa già un teatro, di non avere un ingresso a favore di persone, per fiscale, per cose? Certo. Uno. Poi un'altra idea, visto che io mi occupo di un partito. Grazie, ci aggiorniamo. Un bacio a tutti. Ci aggiorniamo per farti sapere quando è che ci rivediamo di nuovo. Un punto perché magari un cretino del di turno ha fermato, ha viaggiato la macchina su uno scivolo e quindi aspettato in 20 quando arriva grazie Oscar, aspetta. No, una cosa, come eventualmente vogliamo rimanere, se ci vogliamo o meno poi incontrare la prossima volta, che cadenza vogliamo dare? Sì, dici. Romeo, ti aggiorno e ti faccio sapere quando ci vediamo. Sì, vado dove leggo sempre. È lontano agosto che scriviamo pure le cose, le idee, le cose. Certo. Grazie Caetano. Ciao. Buonasera. Però sulla piattaforma si può lavorare anche da qua. Certo. Quindi potrebbe essere una proposta. Incontri per chi sta interagisce sulla piattaforma. Iscrivetevi al Wiki che potete partecipare anche tranquillamente da casa alla piattaforma Wiki. Wiki. Questo qua, Anna Maria. Certo. Era tempo che qua ognuno sta a pagare nessuno. Chi ha consumato va alla cassa e va a pagare. Io ho pagato il caffè che ha lasciato Luca, io ho pagato il succo di ananas. Quindi loro non aggira niente. Allora ci aggiorniamo. Ciao a tutti. Ciao Francesco, ti aggiorno. Avanti, andrà fino in fondo, non solo avanti. Certo. Ciao Anna Maria, ciao. Ciao. Ciao carissimi, tu sei Fabio, sei riuscito piano diciamo che ho fatto mettere sopra Facebook perché noi stavamo all'anfiteatro e poi ci siamo spostati. Ma lì seguivo su Meetup, è più comodo l'app di Meetup. Però ho fatto mettere pure a mio fratello, ho detto metti che cambia in modo che loro sanno dove bella iniziativa.
le biglietterie, sì, piano piano. Abbiamo incontrato un anno sì. A Giovanna De Rosa, Giovanna De Rosa. Ha detto che non poteva venire perché stai lavorando. Sì, 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 ma infatti lei anche lei sta in questo ambito, qua lavorativo. Sì.